Sergio Cofferati, un'intervista a Sergio Cofferati, prima di tutto, l'uomo che dalla sinistra vede il problema sicurezza e quindi lo valuta in modo diverso, scontrandosi con la stessa sinistra. Insomma, c'è un movimentismo su questo tema della sicurezza e dell'immigrazione anche. Tema che io riprendo anche in Benedetta Gente, parlando e facendo anche un inno al nostro senso di zingari che abbiamo dentro e che ci viene soffocato nella culla. Il senso dell'avventura, del viaggio di Ulisse che va verso il sogno, va verso la scoperta di qualcosa d'altro. E poi ci dicono: no, no, vado qui, c'è il tuo cinta bene il tuo orto, cinta bene la tua casa, e quindi ti fermano, ti rendono stanziale. Da nomade. Si nasce nomadi e si finisce, ahimè, altro che stanziali, in una stanzetta si finisce spesso abbandonati. Vabbè, e soli. E Laura, che abbiamo già consumato, Aristia Canini, parla di Laura Antonelli, come certi autunni dell'uomo e delle donne, siano amari e dolorosi anche dopo aver vissuto, soprattutto dopo aver avuto estati splendenti e primavere davvero piene di speranze. E vabbè, altre cose le troverete. Io voglio segnalarvi per quanto riguarda la storia, quei Lovaresi su Radamello, una mostra, pubblichiamo alcune fotografie della guerra del 15-18 che abbiamo dimenticato tutto qua. Qui non ricordiamo più neanche quello dell'altro ieri, cosa è successo l'altro ieri, figuriamoci. E invece c'è ancora qualche vecchio che ci ricorda che abbiamo avuto una storia, abbiamo avuto un passato e su quel passato noi abbiamo fondato anche qualcosa, per quanto, vabbè, la casa è quella che abbiamo costruito, ma le fondamenta erano buone. Vabbè, storia, continua il diario di questo segretario del Partito Fascista di Cosa Volpino, catturato dai ribelli partigiani appena nati nel 1943, che fa un diario che è molto educativo, molto informa su un modo di vedere il mondo che evidentemente era lì immobile da 20 anni e si credeva eterno. Anche l'impero, tutte queste robe qui, e questo qui racconta, si meraviglia che si possa essere prigionieri in una baracca dove ci sono anche gli animali, ci sono anche altri e c'è la puzza, dove è stato lui fino adesso? Vabbè. E poi la Val di Scarpe, io racconto la storia di un passaggio della civiltà contadina, quella storia dell'agricoltura. La storia dell'agricoltura in Val di Scalda, perché è spesso un esempio di come si può fare agricoltura moderna. 20 aziende della Val di Scalda tutte insieme fanno una cooperativa che non riesce a soddisfare la domanda. Cioè è un miracolo che compirà 40 anni e io lo racconto, racconto il passaggio e la genesi di questa cooperativa. Latteria Montale di Scalve, cooperativa all'interno dell'agricoltura, che è una cosa difficilissima da fare e che è difficile ancora oggi, la convivenza non è rose e fiori, questi qui non sono davvero gente che pensa oh, insieme, sì, no, insieme per necessità, insieme per bisogno, insieme con i distinguo giusti, la mia stalla e la tua stalla, cioè la tua tiene e la mia stalla, eppure riescono comunque poi a stare sul mercato, e come stare sul mercato, vincono la medaglia d'argento alle Olimpiadi del formaggio mondiale in Germania, e però io dico, vabbè, non si meravigliano più di tanto, puntavano all'oro nel caso, cioè, anzi non puntavano neanche, pensavano che gli fosse dovuto, perché gli Scalvini, noi Scalvini siamo così, puntiamo all'oro e quando il secondo posto ci sembra già una delusione. Questo per dire che parliamo naturalmente di questo fenomeno, in questa inchiesta in corso a Sovere, nel parco delle ragazze arcobaleno. Facciamo un'intervista al presidente del comitato genitori, è ancora più pesante la cosa di quello che si pensava. Boccioli di Bocca di Rosa sbocciati o bocciati nel parco. Bocca di Rosa è quella canzone di Fabrizio De André, che lei lo faceva per passione però, invece qui si fa per soldi, e questo è il grave, oltre. Vabbè, Lovere, parcheggi 150
due liberi, 653 a pagamento, 500 firme contro, tanto per dare i numeri nelle cose così. E poi storie su Clusone, dove ricompare, l'orologio fa un balzo indietro di 13 anni e ricompare Ermanno Savoldelli sulla scena. E Villa Dogna, dove il sindaco di Villa Dogna dice al sindaco, il sindaco leghista di Villa Dogna dice al sindaco leghista o al suo vice sindaco di Artesio, chiudo la Cunello, quello là vuole che si resti aperta, è una strada alternativa molto importante per in certi momenti, e così e Villa Dogna dice no, noi la chiudiamo, siccome la strada parte a Artesio e arriva a Villa Dogna o viceversa, parte da Villa Dogna e arriva a Artesio, c'è un punto in cui ognuno dei due è autorizzato a fare quello che vuole su quella strada qui che non è provinciale ma è comunale, appunto, delle cose così. Costa Volpino, dove ci sono le ronde per quelli che portano i sacchetti dell'immondizia da altri paesi dell'Alto Sabino, che hanno cambiato metodo di raccolta attraverso la Val Cavallina Servizi, portano i sacchetti di nascosto nei cassonetti di Costa Volpino, anche ronde, 17 roveresi già presi, anche altri individuati. E però lo mettono in rilievo non per le multe, non per altro, che per dire noi abbiamo indovinato la cosa, perché se vengono dagli altri comuni a portare i sacchetti nei nostri cassonetti vuol dire che il sistema dei cassonetti funziona, mentre la vostra raccolta porta a porta non funziona. È una polemica, capite che è in corso un dibattito sui massimi sistemi dei rifiuti, dell'immondizia. Va bene, la comunità montana di Villongo che ha avuto qualcosa di più e tante altre cose che ci sono naturalmente su Area Barale in tutte le varie zone e che adesso non posso neanche star qui a illustrare una per una, compreso la musica, l'arabe rock e comprese tante altre cose insomma che ci sono. Area Barale.